soprattutto appunto inizialmente per ringraziare Nino che ha costituito anche credo recentemente un comitato per, sì. Per questo bellissimo Caffè Galante che è una delle, delle poche testimonianze di Liberty che resistono a patti, un tempo ce n'erano molte di più. Allora, poche parole, conosciamo tutti sia Teresa Pugliatti che Luigi Ferlazzonatoli, quindi vi risparmio l'elenco degli titoli accademici, insomma dei loro meriti, anche scientifici che potete trovare anche su internet oggi in maniera esaustiva. Il titolo dell'incontro, che poi sarà una chiacchierata, non aspettatevi una conferenza, perché sarà un po' un collage ecco, di, soprattutto di ricordi personali, no? Di impressioni, e quindi ci servirà anche per ricostruire diciamo, il clima della, della parte di un tempo. Partiamo da Vita Nostra. Vita Nostra era questo periodico quindicinale che tutti voi conoscete, c'è stata una ristampa anastatica fatta dalla Mungi dopo qualche anno fa, bellissima, che si pubblicò dal 32 al 36 ed è, come dire, ci restituisce un affresco, un quadro veramente articolato, interessantissimo della vita cittadina di quei tempi. Chi lo leggerà, dicevamo prima, con l'assessore Fortunato, che ringrazio per essere qui, rappresenta l'amministrazione comunale, commentavamo che forse diciamo, un certo modo di affrontare i problemi cittadini a patti non è cambiato degli anni 30 ad oggi, le stesse polemiche, lo stesso modo diciamo, di affrontare quelli che erano i problemi di una piccola cittadina, piccola in termini di abitanti, che però diciamo, in quegli anni divenne quasi in suo malgrado un luogo nel quale maturarono delle esperienze, diciamo, anche un iter di formazione per quanto riguarda Quasimodo che è veramente interessantissimo. Prima Nino Galante ricordava questi personaggi che credo nel fine settimana, la domenica o il sabato, avevano l'abitudine di venire qua a Tinderi, ma erano anche gli anni in cui per esempio Beniamino Ioppolo, siamo non a patti, incominciava a maturare anche di esperienze culturali, esperienze letterarie importantissime. E Vita Nostra nasce per iniziativa di un gruppo di giovani a quel tempo, guidati da Raffaele Saggio. Raffaele Saggio, anche questo, non sto qui a raccontarvi la biografia di Raffaele Saggio, una biografia lunga, passata attraverso anche esperienze umane, professionali, le più varie possibile. Però Raffaele Saggio aveva un po' il compito, era un po' il catalizzatore, un po' colui che metteva insieme questa compagnia. Allora, professoressa, ci vediamo un po' di parlare di questa figura. Perché c'era Raffaele, loro ospite era Raffaele Saggio. Io Raffaele Saggio non l'ho conosciuto molto perché lui stava qua, veniva da me, come stare tutto bene. Ma una cosa bellissima che posso raccontare di Raffaele Saggio, lui era un fascista anche molto importante come ruolo. Era segretario locale del Partito Fascista. Mio padre era antifascista, totalmente antifascista, eppure la loro amicizia andava oltre qualsiasi cosa. C'erano queste amicizie allora che erano speciali. Mio padre rischiava di andare al confine perché il gerarca di Messina ce l'aveva sott'occhio, gli faceva dispetti, eccetera. Lo sberleggiava il pubblico, faceva. Oh, aveva un vestito di bianco invece che con la camicia nera. Chi è quella colombella? Ci faceva una volta a distanza in pubblico. Insomma, a un certo punto Raffaele Saggio seppe che mio padre era a rischio di andare, di essere mandato al confine, e gli disse: guarda Salvatore, se ti fanno qualche cosa, io. Come se tu? Se ti fanno qualche cosa, sì. Lascio la tessera del partito. Pensate, lui era veramente importante nel partito. E questo dico, un gesto di amicizia, mio padre ricordava sempre questa cosa, questo era per esatto. Di lui non sono molto, l'ho visto quando ci fu il premio Nobel a Quasimodo, che era poco sposato con la seconda moglie lui, da poco con la seconda, che poi la mamma del figlio di Saggio, al quale io ho mandato questo invito e mi ha risposto che sarebbe venuto molto volentieri. Lui è cresciuto con suo padre qua, perché la madre andò via e lui è cresciuto con suo padre, era molto cresciuto. Raffaele Saggio dico non ho visto altro che se non quel giorno qua, quella conoscenza.
E quel giorno abbiamo scoperto la lapide per festeggiare Quasimodo, che aveva preso il Nobel, c'era Quasimodo con noi. Siamo andati a Messina, mio padre lo festeggiò moltissimo. Gli diede la scala all'università, gli avevamo fatto grandi tavolate e festeggiamenti. Quasimodo conoscevo molto bene perché veniva spesso a casa nostra. Ecco, ma come era Quasimodo prima di diventare il Quasimodo, diciamo, letterato conosciuto in tutto il mondo? Quasimodo era un personaggio, una persona che parlava poco, parlava a bassa voce, leggeva le sue poesie a bassa voce, facendo delle bellissime pause espressive, cioè chi metteva la causa, la pausa, durante la quale ognuno di noi ripigliava quello, la parola per tutti. Era un modo di leggere le sue poesie che era bellissimo. Completamente diverso, lo devo dire, da quello, dal modo in cui le legge il figlio. Perché il figlio non ha conosciuto il padre, siccome lui si era separato dalla moglie, dalla madre del suo figlio, il figlio lo odiò per tutta la vita, è venuto fuori quando il padre è morto e ha cominciato a dire a tutti che lui era il figlio di Quasimodo. Quindi stavo facendo anche grossi. Sì, ma io non posso. Sotto il complesso non posso, non fare questo discorso. È un fatto che è bellissimo. Lui leggeva le poesie. Alla maniera come l'avrebbe potuto leggere Gassman, così con tono teatrale. E io gli dissi, quando abbiamo fatto una riunione qua all'aperto, perché si era creato questo parco Quasimodo, e io dissi che strano, perché tu leggi le poesie proprio all'aperto con il microfono, parlava in maniera completamente diversa che lo leggeva tuo padre. Una di queste poesie è Lettera alla madre. È stata tradotta in tutte le lingue. Vorrebbe leggerla per noi, professore? Tenterò. Naturalmente la mia sarà una lettura, non una recitazione. E mi rivolgo agli attori che usano leggere i versi come entità astratte, mentre è importante come in musica la pausa, una virgola, un punto e virgola, un punto. Lettera alla madre. Mater dolcissima, ora scendono le nebbie, il naviglio urta confusamente sulle dighe, gli alberi si gonfiano d'acqua, bruciano di neve. Non sono triste nel nord, non sono in pace con me, ma non aspetto perdono da nessuno. Molti mi devono lacrime da uomo a uomo. So che non stai bene, che vivi come tutte le madri dei poeti, povera e giusta, nella misura d'amore per i figli lontani. Oggi sono io che ti scrivo. Finalmente dirai due parole di quel ragazzo che fuggì di notte con un mantello corto e alcuni versi in tasca. Povero, così pronto di cuore, lo uccideranno un giorno in qualche luogo. Certo, ricordo, fu da quel grigio scalo di treni lenti che portavano mandorle e arance alla foce di Limiera, il fiume pieno di gazze, di sale, di eucaliptus. Ma ora ti ringrazio, questo voglio, dell'ironia che hai messo sul mio labbro, mite come la tua. Quel sorriso m'ha salvato da pianti e da dolori, e non importa se ora ho qualche lacrima per te, per tutti quelli che come te aspettano e non sanno che cosa. Ah, gentile morte, non toccare l'orologio in cucina che batte sopra il muro. Tutta la mia infanzia è passata sullo smalto del suo quadrante, su quei fiori dipinti. Non toccare le mani, il cuore dei vecchi. Ma forse qualcuno risponde: oh morte di pietà, morte di pudore, addio cara, addio mia dolcissima mater.
Tra l'altro negli anni in cui veniva a Tindari credo fosse impiegato al genio civile Reggio Calabria. Sì, lui era impiegato a Reggio Calabria e allora veniva qua e portava questi mucchietti di diversi, come li chiama mio padre, e lui leggevano insieme, mio padre parlava, mio padre lo ha incoraggiato come poeta, l'ha incoraggiato moltissimo. Insieme leggevano queste poesie, lui veniva dalla Calabria, del resto nel libro che io ho regalato alla professoressa, questi racconti ci sono. Quasimodo veniva dalla Calabria e leggeva i suoi versi a mio padre, leggevano insieme, limavano, aggiustavano. E io in questa fase, sì, l'ho visto a casa mia, lui veniva a casa mia qualche volta, appunto, come ho detto prima, leggendo le sue versi. Veniva ogni volta con una donna diversa, questo posso dire. Una donna diversa? Con una amica diversa. È la verità. Inquieto sentimentalmente. No, e di quasi non ecco più che questo non so. Invece diciamo, questa grande amicizia ne basta. Per conflitto di interessi suo, di Salvatore Pugliatti facciamo brevemente parlare lui. Ecco, com'era questo rapporto con Quasimodo? Un'amicizia veramente assolutamente salda? O ogni tanto diciamo c'era anche uno scambio di opinioni? Dunque io all'epoca non c'era abbastanza, lo chiarisco per tutti. Quindi io però mi sono occupato molto di questi rapporti perché ho scritto nel 2008, non è che sto facendo una pubblicità ora che non esiste più questo libro, una biografia su Pugliatti. Se cercate di comprarlo non lo trovate più prevedo. E allora evidentemente scrivere una biografia su Pugliatti è un'impresa titanica, perché Pugliatti, come diceva anche Nino Galante, partiva con un background letterario e culturale terribile, da umanista. Quindi poi diventò giurista e posso dire anche questo passaggio per merito di Lapira. Ma non mettiamo tanta carta al collo, la domanda era sul rapporto, su questa amicizia con Salvatore Quasimodo. Dunque, la storia, anche un po' collegata con la Brigata, nasce perché, come diceva Teresa, da quando erano ragazzini, al liceo al Tecnico degli Arci di Messina, quasi non lo scriveva su pizzini di carta, magari durante le lezioni, mentre i professori spiegavano, delle poesie. Queste poesie non le teneva lui, le passava al suo compagno di classe Pugliatti, il quale Pugliatti, però, anziché non si sapeva, qua c'è il destino che entra, anziché buttarle, le conservava. Ad un certo punto, Mentre si erano messi un po' con le braccia tra di loro, perché Pugliatti era a Messina e Quasimodo stava a Reggio Calabria, Pugliatti un giorno, sfogliando nelle sue carte, trova un mucchietto di poesie di Quasimodo. Si mette a leggere queste poesie, ormai maturo, insomma, in grado di discernere ancora meglio quello che aveva scritto Quasimodo, e gli sembrava molto interessante. E gli venne l'idea di attraversare lo stretto e andare a portare queste poesie scritte ai tempi della scuola a Quasimodo. E allora qui secondo me proprio c'è il fatto che è solamente un umanista, cioè una persona che era in grado di capire se era poesia o non era poesia. Per me è difficile tuttora, perché i romanzi li capisco, ma le poesie è più difficile. Lui portò queste poesie quasi non aveva più fatto poesia. Completamente rotto l'attività. Quasimodo è rimasto perplesso. ho scritto queste cose. E secondo me da lì c'è stata la sferzata alla ripresa. Dopodiché, dico per non farla lunga, perché anche in streaming è meglio parlare poco, si pensò di fare la prima pubblicazione, una selezione di queste poesie. E per dirla breve, una battuta sempre su Pugliatti, ritornando alla poesia che conosciamo più tutti, Vento a Tindari, quando è stata mandata questa poesia a Solaria, che era la rivista di Montana, con la interpretazione critica di Pugliatti,
Montale scrisse a Pugliatti dicendo che gli aveva fatto capire finalmente quello che di criptico c'era nella poesia Quasimodo. Sì, perché non è facile. Sì, non è facile. Tra l'altro, tornando a Vita Nostra, chi di voi ha quella pazienza magari di sfogliarlo, vedrà che fin dal primo numero ci sono interventi di Salvatore Pugliatti, sì. Ma non su temi di diritto, perché sì, no, io ho estetico, ho letto qualcosa. Il primo pezzo era su Socrate, sui dialoghi socratici, quindi adesso Teresa Pugliatti, allora questi incontri, queste feste. Prima dovevo fare il brigadino, l'altra sera con la signora. Io dicevo che era la lieta brigata, la signora diceva che era lieve brigata, aveva ragione lei, cioè aveva ragione lei. Ora diciamo, io ho sempre saputo lieta e non l'ho inventato, ci deve essere una edizione in cui c'è scritto lieta brigata, però in queste due edizioni che io, cioè firmate anche con le esegesi firmate da mio padre, c'è scritto lieve come dice lei. Luoghi in cui questo gruppo di amici si spostavano, uno era questo, c'era Dindari, secondo il professore Mancuso c'era anche il ristorante di Salvatore Cionzi, che adesso c'è la parcheria qui in piazza, insomma ci sono un po' questi luoghi che sarebbe anche interessante ricostruire in maniera... Vediamo anche Casa Saggio ovviamente, adesso si chiama Casa Uber, adesso è una struttura ricettiva però anche Casa Saggio. E allora con Teresa Pugliatti continuiamo insomma a fare qualche schizzo questi personaggi che Salvatore la Via. Non si chiama Salvatore, si chiama Giorgio la Via. Salvatore e gli altri due. Giorgio la Via. Giorgio la Via era veramente una figura del santo. Più forte che non lo sento. No, non so. Io se oggi è beato. Se lo dici, sì, manca qualche cosina per qualche miracolo per farlo santo. Oltre che un grande cervello, perché lui era un giurista, anche lui finissimo, ecco, quindi non era soltanto un santo. E mio padre invece era agnostico. Ecco, mio padre era sempre. Pensate, queste grandi amicizie tra persone che la pensavano diversamente nella religione, nella politica, eppure questi amicizi che andavano oltre qualsiasi cosa. E quando ogni tanto la Pira veniva anche a Messina a trovare mio padre, e faceva una scappata proprio, veniva, vedeva noi bambine, perché io e mia sorella eravamo piccole, e faceva ciao Ninina, diceva Ninina, che non so cos'era, se era toscano, perché lui veniva da Firenze, se era un modo di dire toscano, non lo so, addio Ninina, quando se ne andava, e mio padre gli faceva, Giorgio, dacci la tua benedizione, e perché lui aveva questa, veramente questa santità, questo alone, santità, davvero. E lui era il tipo che insomma vedeva un povero si prendeva il mantello davvero, il cappotto glielo dava, ma veramente ha fatto cose di questo genere a Firenze, me lo ricordavano tutti. E mio padre addirittura, che come vi ho detto era un agnostico, veniva, come si dice, quasi suggestionato da questa presenza così spirituale, ecco. E gli diceva, Giorgio, dacci la tua benedizione. E poi mi raccontava mio padre che Giorgio La Pira gli telefonava nei momenti importanti, stranamente, come se gli avessero tra loro una specie di telepatia. Sì. Nei momenti importanti mio padre suonava il telefono e c'era Giorgio La Pira. Allora poi gli può dire un'altra, io sono benedetta da Giorgio La Pira. Sì, ho una lettera bellissima. Quando io sono nata, mio padre gli comunicò che era nata la prima figlia, e ho questa lettera di Giorgio La Pira che dice, mi dai la notizia della tua prima fioritura. Si esprime così. E poi aggiunge, questa bambina, pongo la mano sul capo di questa bambina che abbia, che sia ispirata, che il Signore l'aiuti, la ricostruzione. Una benedizione vera e propria, lo dico sempre, l'ho raccontato a un arcivescovo a Messina, cominciò a mettermi in importanza, diceva la Signora è stata benedetta la Pira, che disse va bene, non ne parliamo più perché posso dire, io volevo dire una cosa,
abbiamo visto la nascita della brigata, cioè com'è che la brigata è arrivata a parte. La brigata nasce con quell'episodio che ho raccontato, non perché c'era il studioso, lo dico, perché quando Quasimodo non si vede, Quasimodo e Pugliate non si erano visti più per molto tempo, perché Quasimodo è andato a Reggio Calabria, quando è andato a portare queste poesie, ecco, da lì nasce quell'incontro, quel reincontro, sì, per cui Quasimodo, quello che diceva il primo, diceva mi sembra Quasimodo, dice andiamo a trovare Salvatore Pugliate, e quindi cominciarono questi passaggi da Reggio a Messina, e da lì partì anche l'idea, poi tramite Raffosaggio, di continuare, quindi la lieve brigata, secondo me, ha questa origine qua. Per quanto riguarda la Pugliatti giurista, io ho scritto in un intervento, in un libro del Rotary, che secondo me Pugliatti è la prima vocazione letteraria. Chi è che lo fa diventare giurista? Qua veramente c'è un problema di santità, perché poi Pugliatti è diventato un giurista tale che, insomma, è di una grandezza, secondo me, non lo posso dire io perché sembra che gioco in casa, però lo sappiamo tutti che cos'è Pugliatti. Pugliatti ad un certo punto si trova a quanto, 10 anni, 11 anni, orfano, e da lì e doveva offrono di padre e madre, doveva mantenere la famiglia, che era composta da una sorella, altri due fratelli, eccetera eccetera, al momento in cui deve cercare di trovare un lavoro, dove si scrive, si poteva scrivere al liceo classico, si scrive al Tecnico Iaci, e quindi lui parte da lì al Tecnico Iaci, prende il diploma. Chi è che parte con l'idea di ottenere anche il diploma classico e di iscriversi a giurisprudenza? La Pia. C'è un parallelismo fra perché all'epoca non ci si poteva iscrivere. Non si poteva iscrivere, non si poteva iscrivere, esatto. Non c'era una cosa. Quindi va. La mira va a Catania, si prende la maturità classica e si iscrive in giurisprudenza. Invece Pugliatti finisce fare il diploma di ragioniere e a Messina prende la maturità classica, e sembra che insomma studiasse anche la notte, non so se sotto i lampioni che c'era, questo è quello che si racconta. Il giorno lavorava. E da lì c'è questo legame, per cui la corrispondenza, c'è un bellissimo carteggio, diciamo, curato da Peppino Milici, che è un grande letterato, storico di cose messinesi, e anche il braccio destro, secondo me, di Pugliatti all'Accademia della Scocca, diciamo, che è stato grande, oppure nell'ambito degli incontri che si facevano alla vecchia libreria ospiti di Saitta, quindi Milici, questo carteggio di Pugliatti e La Pira, ricordo un sacco di queste cose, e poi La Pira che continua a tenerlo, cioè gli scrive a Pugliatti in continuazione, gli dice guarda che noi io sono nato diceva, per fare La Pira, diceva, per fare il romanista, quindi tu fai il civilista, potremmo fare una scuola, cioè parlava di scuola La Pira, che poi in effetti l'hanno fatta, una romanista, una civilista, quindi c'è tutta il La Pira, per me io lo farei santo subito, ma non ho i poteri, questa premonizione continua su quello che doveva poi succedere e che succedeva. Teresa Pugliatti. Io volevo sapere una cosa, quando è nato Joccolo? È nato nel 1903. Sei la stessa età di mio padre? Sei, no, sei un giovane di 3 anni. No, mio padre era del 3, sì. No, per la cosa strana, dico che non si sono mai, con questa brigata, non ho mai. Ma lui già negli anni 30 era fuori. Sì, sì. Lui si trovò a Firenze, poi fu mandato a Bonfino. Ma diciamo che lui insieme a Quasimodo militarono in corrente tutte e due. No, Quasimodo in corrente, anche in corrente Quasimodo.
Sì, quindi con Pugliatti probabilmente no, però lui già era a Milano. Sì, perché lui già era a Milano, a Parigi ci andò negli anni 60. Non ricorda suo padre parlare di Joppolo? No, lo incontri proprio personali non ebbero, probabilmente mio padre lo conosceva così sicuramente, ma no, ma incontri personali no, perché evidentemente io poi stavo a cuore. Sì, sì, sì. Allora io questa galleria di glabonatori, e nella fotografia c'è pure glabonatori, anzi il primo a sinistra, se avete visto la fotografia glabonatori, era, sembrava, che vi posso dire, Leopardi, Giacomo Leopardi, perché era piccolo, lombuto e con questi occhi azzurri bellissimi. Una sera, non so se a Milano, a Roma, parla più forte di una sera a Roma, io e mio padre eravamo a Roma e ci siamo incontrati con Glauconatori e sua moglie e siamo andati a cenare insieme. Io avevo di fronte a me questa persona che mi incantò, veramente mi sono innamorata di lui quella sera. Ed era brutto perché lui era storpio, aveva la gobba, però aveva questi occhi così veramente ecco, questa spiritualità proprio che io vedevo in questi personaggi, che era una cosa superiore a qualsiasi fatto fisico. Sono un po' meno di Quasimodo, Quasimodo sì, era, no, Quasimodo non l'ho mai visto tutto. Meno spirituale. Ma Glauconatori era anche lui dalle nostre parti? Glauconatori era messinese. Originario proprio messinese. Poi lui, il fratello Ugo Natoli, era, oltre che professore di diritto, ma poi aveva un altro fratello che era un famoso comunista. Ugo, sì, anche tutti sono Ugo. Ugo era, io non lo ricordo, Ugo era professore di diritto lavoro. Del lavoro, sì. Quando era all'università, sì. No, poi a Pisa. A Pisa, sì. E sa come è morto? È morto per la strada, divenne un infarto e morì per la strada a Pisa. Io ho un bellissimo cartello tra Natoli e tra Ugo Natoli e mio padre, e cioè le lettere dell'uno e degli altri, che, dell'uno e dell'altro, che è una cosa rara perché mio padre le conservava tutte, gli altri si disperdevano, per esempio, la pila per esempio, la pila non aveva una fissa dimora, cioè non aveva una casa, la pila era tutto spirito e quindi non si trovò niente, lui viveva a Firenze nel convento di San Marco, quindi aveva una cella là dentro, quindi le lettere di mio padre alla pira non si sono trovate. Perché la pira era una persona che non conservava un carteggio di archivio, di carteggi con Glauconatori. Quello di Glauconatori invece, e dunque le lettere di Glauconatori a mio padre, ovviamente ce l'ho io, ce l'avevo, mio padre conservava tutto. Mio padre diceva che lui era l'archivista della brigata. Mio padre in questo libro dice: e io l'archivista della brigata, una cosa del genere. Sì, dopo l'archivista. Sì. Mio padre conservava tutto. E evidentemente anche il lavoratore conservava le lettere. Io le ho avuto da suo fratello Ugo, che mi disse: guardi, io ho le lettere di mio fratello, di suo padre e mio fratello. Dice, quindi te le do, ne faccia quello che vuole, io ce l'ho conservate qua e penso che le farò pubblicare qualche volta. Non ho scelto ancora la persona, ma insomma. Li aveva affidati a Minici tutti questi cartelli, quindi non c'è più ora, lui era molto attento. E poi un altro personaggio, Ballantò. L'altro poeta. L'altro poeta. Il secondo poeta del gruppo. Il secondo poeta del gruppo, che io ho conosciuto, una persona tenerissima, dolcissima. Io ho fatto il primo esame universitario con lui, perché alla facoltà di lettere lui aveva la materia di tradizioni popolari. E io mi sono iscritto in lettere. E per incoraggiarmi ho fatto questo esame con questa persona che aveva l'aria di un nonno per me, ecco, poi perché era amico di mio padre, ecco, di una persona buona. E ho fatto questo esame con lui, che era un insegnante sui generis. Lui era storia delle tradizioni popolari. Lui non insegnava, conversava con gli studenti. Lui con il cerchio conversava. Metodo socratico. Faceva leggere così, o le leggeva in parte lui, in parte le faceva leggere. E questo esame è stato così, è stata una conversazione, non ricordo sempre, una cosa veramente atipica, unica proprio. E questo era Vanno Antonio. Io stasera avevo invitato la nipote.
che Caterina Di Giacomo, che è la direttrice del Museo di Messina, ma siccome ieri hanno avuto tutta questa grande cerimonia e lei oggi aveva il museo aperto a entrata continuata, mi ha detto che ci teneva molto a venire, però non ce l'ha fatta. Infatti le ho mandato nel pomeriggio una mail, una lettera in cui si scusava dicendo che sarebbe stata veramente felice di poter essere qua. Avremmo avuto anche la nipote di Juan Antò, però purtroppo per questo tipo di impegno in cui diciamo, si è trovata, si scusava di non poterci essere. Mi pare di capire che Salvatore Pugliatti era un po' quello che li teneva tutti insieme, e li teneva insieme per tutta la vita sostanzialmente, perché rimase un gruppo sempre affiatato, compatto. Sì, sempre. Anche quando furono lontani, perché veramente la vita stava a Firenze. Mio padre andava spesso a Roma, come tutti i colleghi e gli amici che stavano a Roma si vedeva spesso, ma a Firenze andava raramente, se non per qualche ragione. Era la pira che veniva da noi, proprio facevano la scappata. Ma c'è anche Misetta, non c'è un direttore. E poi parliamo di questo, quest'altra figura. L'ho conosciuto, poi io l'ho conosciuto praticamente affatto. E allora devo dare la parola a lui perché lui l'ha conosciuto. Quindi sembrerebbe che io mi sia data la parola, no? Dico, me la devi dare. Finalmente gliela do io. Insomma, siccome restava Enzo Miseferi, e secondo me qua bisogna dire quello che il citato professore Medici ha detto più volte, cioè che la brigata si reggeva su due coscienze. Una, Quasimodo, quindi, aveva due coscienze. Una letteraria, che era Pugliatti, e una politica, che era Miseferi. Che Miseferi era un perseguitato politico, quindi faceva parte della brigata. Ora mi è venuto in mente a me che forse in quella foto l'ultima testa potrebbe essere, poi dirò perché. Miseferi comunque stava sempre in ombra, cioè veniva, partecipava, ma non è che era, frequentava sempre, proprio perché aveva questi problemi. E quindi il buon Quasimodo utilizzava sia l'uno che l'altro. E personalmente, però, data l'età, lo posso succedere anche guai a me, nel 91 io scrissi una recensione al primo numero dei Quaderni Quasimodiani. Si faceva a Messina, probabilmente gli altri eccetera organizzavano questa pubblicazione dei Quaderni Quasimodiani. E mi soffermai su proprio questo pensiero di Medici sui rapporti fra Miseferi e Quasimodo, cioè questa coscienza politica. E la cosa, quindi ho anche un rapporto diretto, ma non ricordo fisicamente manco come. Dunque, dopo che ho scritto questa cosa sulla Gazzetta, mi pare che è stato a giugno del 91, io non lo conoscevo Miseferi, per dire che tipi erano quelli che oggi non si sarebbe mai concepito. Io non ero, praticamente non lo sono ora, non ero neppure allora qualcuno. Mi telefonò e mi disse grazie per insomma non lo fa nessuno, chi ha pratica, ma grazie per la recensione, ma non tanto per la recensione, quanto perché lei mi ha detto, ha accolto, sottolineando quella coscienza politica di Quasimodo, uno dei lati veri e autentici di questa storia della brigata. C'era un aspetto politico, forse sì, quello meno esplorato. Meno esplorato, meno esplorato. Era lui che aveva dei problemi. E io mi ero impugnato con il professore Giuseppe Librandi, che probabilmente ci segue da Modena, e si era ammalicato molto di non poter essere qui presente stasera. Mi chiedeva di fare una domanda alla professoressa Pugliatti, perché lui nel suo libro Il volo dell'airone, a pagina 65 più o meno, descrive la formazione di questa lieve brigata qui a Patti, no? E lui nel libro, scrive, magari posso leggere due righe al limite, appunto dice che Salvatore Quasimodo che dice a Enzo Miseferi, andiamo a Messina per andare ad incontrare Salvatore Pugliatti. Lui però ha un grosso dubbio, cioè che pur sapendo che Salvatore Pugliatti era stato compagno di scuola di Salvatore Quasimodo, o meglio Salvatore Quasimodo compagno di scuola di Salvatore Pugliatti, lui ha il dubbio che fosse stato invece Enzo Miseferi a convincerlo ad andare a trovare Pugliatti a Messina. Lei su questo cosa... Mi sembra difficile, perché io mi sembra
però mi pare più logico che loro erano compagni di scuola da ragazzini, da ragazzi. Sì. Quindi poi Quasimodo se ne andò in Calabria, conobbe Misefari, e Quasimodo poi era comunista come Misefari, eccetera, sì. Almeno in quel periodo poi magari. Sì, sì. Ma e a questo punto Misefari, Quasimodo presentò Misefari a mio padre. Perché mi pare più logico. No, io volevo dire un'altra cosa. Ah, allora, mi fa molto piacere avere conosciuto il signor Galante. Molto piacere di avere conosciuto il signor Galante, che è un idealista, che è una rara persona, perché oggi si tende a distruggere per fare soldi, lui invece vuole conservare. E con l'idea di buttare soldi, altro che perché qua bisogna fare degli accomodi, eccetera. Quindi veramente tutta la mia ammirazione e sono contenta di averlo conosciuto. Io invece la ringrazio. Veramente vorrei che questo luogo, secondo me, potrebbe anche essere fonte di ricchezza, ma non soltanto economica, ma anche, diciamo, culturale, insomma, per tante cose. Generalmente quando c'è benessere si accompagnano le due cose, sia il benessere economico che quello anche culturale, che è lo sviluppo culturale. Da 8 anni circa, dal 2008, abbiamo fatto circa una novantina di eventi di vario tipo, di carattere letterario, artistico, politico, veramente abbiamo fatto tante cose in questo locale. Io sono contento intanto che la professoressa Gugliatti stasera sia seduta lì dove praticamente sedeva il padre insieme a Quasimodo e agli altri, e ci siamo seduti perché nella vita nostra dice proprio che fu quest'angolo che praticamente li vedeva raccolti tutte le sere, o quasi tutte le sere, che gli diede l'ispirazione per fondare quel giornale.